Il Dipartimento Finanza Locale del Ministero dell'Interno ha certificato che il Comune di Paola ha rispettato per l'esercizio finanziario 2013 il patto di stabilità nei conti finanziari di bilancio. Dopo 3 anni dunque l'ente paolano rientra nei parametri stabiliti per legge e prova a ritrovare un po' di normalità nella situazione disastrata dei conti comunali. Un risultato al quale lavoravamo da diverso tempo, per la verità, sin dal principio del mio insediamento, perché la certificazione dello sfornamento del patto risale ad aprile del 2012, quindi un mese prima delle elezioni, ed era un obiettivo importante. Abbiamo lavorato tanto per questo perché significa poter ricreare le condizioni che consentono poi di ottenere dei frutti concreti sul territorio. È la prima tappa verso un percorso che abbiamo intrapreso, che è quello di riuscire a fare di Paola un comune virtuoso. È un risultato che ha richiesto il lavoro di equipe, degli specialisti, degli assessori, dei tecnici della mia maggioranza, che non ha mai dubitato, ha fatto sempre quadrato insieme a me rispetto al percorso che si stava intraprendendo di razionalizzazione. E i cittadini sono consapevoli, credo, in larga parte delle scelte che sono state fatte, severe sotto alcuni aspetti, però insomma adesso iniziamo a uscire fuori da un vicolo cieco nel quale il comune era stato insomma costretto. È un lavoro che continua, un percorso che ha ancora la sua durata, però sono risultati come questi, importantissimi, che riescono a dare l'energia giusta e i riscontri giusti per ritrovare entusiasmo e capire che si lavora bene. Uscire il patto di stabilità e le sanzioni che erano state applicate avevano stretto una morsa mortale alla città. Le sanzioni del patto sono ancora più severe di quelle legate al dissesto, era il vero motivo del soffocamento e dell'asfissia di cui si soffriva. Oggi, insomma, è una boccata d'ossigeno per noi.